imprese in emergenza aiutano ma non risolvono, serve un piano strutturale per evitare i danni dello smog, dice Legambiente. Il 2016 parte con un piano di investimenti di 42 milioni di euro, l'annuncio fatto dalla provincia, dal presidente della provincia Enoch Soranzo. Bilancio di fine anno per la Guardia di Finanza di Padova, numerose le truffe scoperte, l'evasione d'imposta, obiettivo tutelare gli onesti. Pace e serenità prendono posto tra i desideri più richiesti dai padovani per il 2016 che vogliono un mondo senza paura. Partenza unificata in tutta Italia per i saldi anche a Padova, si inizia il 5 gennaio, in media si spenderà 400 euro a famiglia. Nel giorno dell'Epifania per tutti i bambini oltre al falò in Prato della Valle anche la rievocazione al santo dell'arrivo dei tre re magi. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di TG Padova. Sabato 2 gennaio in apertura torniamo a parlare dell'emergenza smog in questi giorni su tutta la regione ma anche nella nostra provincia. Serve un piano strutturale di misure, lo chiede Legambiente, poco soddisfatta dei risultati dei tavoli dei sindaci lo scorso 28 dicembre. Bisogna intervenire con misure strutturali, bene le misure emergenziali perché ammettono che c'è un problema, però non lo risolviamo certo il problema smog con tavoli convocati per il 28 dicembre, no, non è questa la risposta. Le misure prese in emergenza aiutano ma non sono la soluzione, il problema smog va risolto con delle politiche strutturali e che durano nel tempo e che non si esauriscono con l'arrivo delle prime piogge. Legambiente Padova, Bacchetta e i sindaci della provincia che si sono riuniti lo scorso 28 dicembre per affrontare l'emergenza smog. La riunione andava fatta prima visto che gli sforamenti di PM10 dell'aria consentiti annualmente sono già stati superati da mesi. Bene, le domeniche senza auto ma bisogna incentivare il trasporto pubblico. Il biglietto unico previsto a Padova fino al 3 gennaio chiesto anche dai sindaci della provincia, è una soluzione che Legambiente propone da anni. Sono, credo, decenni che proponiamo questa cosa. Finalmente qualcuno inizia ad ascoltarci. Purtroppo bisogna arrivare sempre alle emergenze con gli aumenti dei ricoveri ospedalieri che abbiamo avuto in questi anni, in questi giorni. Questa è una risposta. Ci sono altre risposte da dare, perché sicuramente il potenziare e avvantaggiare il trasporto pubblico sia su gomma che su ferro è una ricetta, ma bisogna anche cercare di limitare il numero di automobili per strada, perché attualmente le nostre città non sono in grado di reggere il flusso di automobili che è presente sulle nostre strade. Inutile polemizzare sui falò dell'Epifania, giusto contenerli, basta uno a comune, ma non serve eliminarli del tutto. È meglio che se ne facciano meno, magari uno per comune. Di certo la politica che dice di difendere le tradizioni e poi dopo non fa niente per anni per limitare lo smog e poi dopo vuole vietare le tradizioni va un po' in controcorrente con se stessa. Difendiamo le tradizioni, bene, allora per difendere le tradizioni dei falò dovevamo intervenire sullo smog prima. Lotta alla contraffazione e all'illegalità, queste le sfide della Guardia di Finanza nell'anno appena trascorso ma anche in quello che sta per iniziare. Sono anni di crisi questi e per la Guardia di Finanza si tratta di un momento delicato. In fasi come questa diventa infatti sempre più importante difendere e preservare il mercato dalla contraffazione che rischia di mettere in ginocchio intere economie. Cerchiamo praticamente di orientare la nostra attività a tutela del contribuente, degli imprenditori praticamente onesti, quindi non soltanto di coloro che praticamente evadono praticamente le imposte, ma anche nei confronti praticamente di coloro che realizzano una concorrenza sleale. A fine anno si sono intensificati i controlli nei grossi centri di smercio e vendita di oggetti e regali per bambini, i sequestri sono stati all'ordine del giorno. E poi c'è la tutela della legalità tributaria, tasse troppo alte non fanno bene a nessuno, ma l'evasione fiscale è un cancro che ammala tutti, soprattutto le persone oneste. Ma non è finita qui, per i controllori del fisco e delle finanze resta da combattere una partita importante per contrastare l'illegalità e la corruzione nel settore pubblico. Padova è stata una città molto importante nella lotta alle tangenti e l'inchiesta Mose era partita da qui. Anche questo è un aspetto sul quale state continuando a lavorare? Assolutamente, il settore praticante della tutela della spesa pubblica in maniera praticante allargata significa indagini amministrative su delega della Corte dei Conti o indagini penali su delega dell'autorità giudiziaria ordinaria e uno praticante dei core business della Guardia di Finanza.
Tempo di bilanci anche per la provincia di Padova, che vede il 2016 come un anno di investimenti nelle opere pubbliche. Sentiamo. Un anno difficile di cambiamento, ma che ha portato ugualmente a dei risultati importanti. Ne è convinto il presidente della nuova provincia, Enoch Soranzo. Il riordino, voluto dal governo, non ha impedito all'amministrazione di intervenire lì dove era necessario. Le emergenze sono rientrate. Abbiamo aperto e consegnato opere di viabilità importanti, 5 opere tra difesa del suolo, viabilità per quasi 5 milioni di euro. Abbiamo fatto diversi interventi di edilizia scolastica, fermi e di assoluta urgenza consegnati a settembre, circa altri 3-4 milioni e mezzo di interventi, ma ciò che è più importante, abbiamo mantenuto tutti i servizi nel sociale, trasporto per i disabili, i ipovedenti, gli operatori nelle scuole. Per Soranzo la provincia si è sottoposta a una cura dimagrante, feroce. Questo ha permesso di recuperare per il 2016 risorse importanti. Vede investiti qui fine anno, quindi progetti realizzati, approvati, oggi finanziati, che stanno andando in gara. Per un 2016 verrà cantieri, circa 25 cantieri in viabilità, 12-13 interventi, nuovi interventi sul patrimonio scolastico, interventi di difesa del suolo, il tutto con un investimento che insomma solo per il 2015, per opere che verranno realizzate nel 2016, circa 42 milioni di euro. E il 2016 sarà anche l'anno della svolta per quanto riguarda le unioni civili. Ne è convinto l'onorevole padovano del Partito Democratico Alessandro Zana, nonché rappresentante dell'Arcigay Veneto. L'Italia, assieme alla Grecia, è l'unico paese dell'Unione Europea che non si è dotato ancora di una legge che tuteli le coppie omosessuali, ma anche le coppie di fatto eterosessuali, che ovviamente convivono e non hanno nessun diritto rispetto alla questione dell'ospedale, rispetto alla questione dell'affitto, di tante altre fatti della quotidianità che, se non sono riconosciuti, generano delle discriminazioni anche su cose molto brutte come la salute, la cura, che sono per un paese moderno come l'Italia ormai intollerabili. Ecco perché dal 2016 verrà calendarizzata al Senato la legge sulle unioni civili, che poi andrà alla Camera per una seconda lettura e spero una definitiva approvazione. Ci saranno sicuramente delle resistenze, come accade ogni volta che si approvano queste leggi, ma una volta superate queste resistenze porteremo a casa una legge di civiltà che rende tutti i cittadini uguali tra di loro, con le stesse opportunità, gli stessi diritti, per cui, come sancito peraltro dalla nostra Costituzione, per cui sono fiducioso che si arriverà a breve, entro il 2016, ad una legge sulle unioni civili. Archiviati Natale e Capodanno, è già tempo di pensare ai saldi. Quest'anno inizio unificato in tutta Italia, anche a Padova si comincia il 5 gennaio. Giusto il tempo di finire di scartare i regali di Natale ed è già ora di pensare a cosa regalarsi con i saldi invernali. Quest'anno la liquidazione di fine stagione ha un inizio unificato in tutta Italia, il 5 gennaio, tranne la Sicilia che parte qualche giorno prima. Nella nostra regione dureranno fino al 28 di febbraio. Le associazioni di categoria confidano in un'impennata delle vendite. Secondo Confesercenti Padova si stima che i saldi nella nostra provincia movimenteranno circa 95 milioni di euro, con una spesa media a famiglia di circa 400 euro. A Padova e provincia, tra negozi fissi e ambulanti, saranno circa 5.200 le attività interessate dai saldi. Tutti pronti dunque, cartellino alla mano, a confrontare prezzi e sconti. Importante è che siano sempre riportati il prezzo di partenza e la percentuale di saldo, in modo tale da evitare le fregature. Questa è la prima regola da seguire se si vuole comprare in maniera intelligente. Tra gli altri consigli ci sono semplici comportamenti, ma fondamentali per non buttare all'aria i soldi della tredicesima: rivolgersi soprattutto ai negozi di fiducia e di fidanzati, di chi propone svendite anticipate, spesso ad essere svenduti infatti sono capi e accessori della passata stagione, insomma rimasugli di magazzino. Verificare sempre che gli abiti o le scarpe acquistate siano privi di difetti, in tal caso segnalarlo subito al commerciante. Detto questo, buon shopping a tutti.
Mercoledì 6 gennaio, nel giorno dell'Epifania, le sante messe nella Basilica del Santo seguiranno l'orario domenicale. La messa solenne, ovvero alle 11, e quella cantata alle 17, saranno animate dalla Cappella Musicale Antoniana. Nel pomeriggio un appuntamento da non perdere per i bambini: alle 14.30 infatti si svolgerà la rievocazione in Basilica dell'arrivo dei tre re magi a Betlemme, con la benedizione speciale proprio per i bambini. Ovviamente da non perdere tra gli appuntamenti dell'Epifania anche la pira dei Vigili del Fuoco, allestita come sempre in Prato della Valle, con il Brusa la Veccia, prevista nel tardo pomeriggio verso le 17. Cosa ci si aspetta da questo 2016? Lo abbiamo chiesto ai padovani. Ecco quali sono i loro desideri per quest'anno. Il 2015 doveva essere l'anno della ripresa economica, ma sono ancora molti i padovani che chiedono un lavoro nell'anno appena cominciato. Ma dopo l'allarme seguito ai fatti tragici di Parigi, sono molti i padovani che si augurano in primo luogo in questo anno nuovo un mondo senza paura di attacchi terroristici. Di vivere in pace. Cosa ti aspetta da quest'anno? Tanta fortuna. Tanta pace, ricchezza e fortuna per tutti. Quello che si aspettano tutti: pace, speranza, benessere, e che il Signore ci aiuti. Un anno migliore di quello appena trascorso? Migliore, peggiore, difficile dirlo. Confidiamo nella speranza delle persone di buona volontà. Oh, I wish you the best for everybody here and this beautiful city. Più serenità per tutti, perché è quella che secondo me è mancata in quest'anno, insomma, speriamo in bene. Qualcosa di meglio però del 2015? Ma no, bene così, finché c'è la salute io tranquillo. Beh, un po' di salute per tutti, e i soldi quelli sarà difficile. Tanti auguri a tutti, belli e brutti. Ciao ciao! E con questi auguri termina anche questa edizione di TG Padova. Come sempre vi lasciamo con le immagini del presepe. Questa sera vi mostriamo la natività realizzata da Mattia Palma di Montemerlo di Cervarese Santa Croce. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buona serata da parte di Rete Veneta. Arrivederci.